Salve a tutti e a tutti i challenger, benvenuti nel canale. Oggi abbiamo un ospite speciale, chiaramente, si chiama Porky, è un bel maialino Savadanaya, quindi oggi parleremo di unboxing, ovvero scopriremo dentro Porky che cosa c'ha di sorpresa, visto che immaginate un po', visto che abbiamo fatto un po' di unboxing dei Pokémon, abbiamo fatto unboxing. Aiutami Gabriele, cosa abbiamo fatto poi? Mad Food abbiamo fatto, sì, okay. I nostri challenger che ci danno una mano. Ok, allora vediamo un po' cosa ci potrebbe essere. Adesso una cosa mi raccomando, allora sostenete il canale, mettete mi piace e seguiteci perché chiaramente ci serve per migliorare tutti quanti. Allora, vediamo un po'. Un Savadanaio, lo apriamo nella sua pancetta, vediamo che cosa c'ha. Allora, pronti? Ai posti e via, unboxing! E abbiamo monete, quindi torniamo, attenzione. Ma che monete sono? Vediamo un po' se lo capite. Vediamo un po'. In questo salvadanaio, Porky lo mettiamo qua, che ci controlla. Allora, abbiamo tutte le vecchie lira. Prima dell'entrata dell'euro, quindi avevamo le lire. E questo salvadanaio, quindi il salvadanaio è abbastanza vecchiotto, dove già notiamo alcune cosette. Questo qui, vediamo un po' se riusciamo a rappresentare. Questo qua, lo avvicino? No, no, ok. Questo qua è un gettone telefonico, ovvero c'erano negli anni 80, negli anni 70, insomma, c'erano le cabine telefoniche e per telefonare non si telefonava con monete o con schede, ma con gettoni, ok? Oggi questi gettoni, vediamo anche il retro. C'è proprio scritto gettone telefonico, sono comunque gettoni abbastanza introvabili, nel senso che comunque hanno anche un valore da collezionismo. È molto importante il codice, non so se riusciamo a farlo vedere, chiamo un codice, questo è il 7905, abbiamo verificato, non è di altissimo valore, però attualmente questi gettoni possono valere sui 2-3 euro, indicativamente. Okay. Questi erano semplicissimi, vedete, si inserivano. E si poteva fare una chiavata, ok? Quindi qua vediamo un sacco di lire. Adesso dobbiamo cercare le lire di valore, eh? Ne abbiamo parecchie e partiamo dalla lira più vecchia che ci abbiamo in questo salvadanaio, ovvero le due lire. Vediamo un po' se l'ho riuscito a trovare. Una moneta prima della guerra, ecco, io l'ho trovata. Eccola qua, eccola qua. Questa qua è 2 lire del 1900, aspettate che vado a vedere, non mi ricordo, del 1939, erano 2 lire, quindi prima della guerra, ancora quando c'era il re, ok? È una moneta abbastanza difficile da trovare, anche qua un valore, a seconda che è ben tenuto o meno, può essere dai 2 ai 5 euro, comunque già un pezzo abbastanza importante, considerate che è una moneta che c'ha quasi 90 anni, c'ha quasi 90 anni questa moneta. Allora, cosa dobbiamo vedere? Abbiamo il valore, scritto Italia, poi abbiamo i simboli dei Savoia e del fascio, e se vedete anche c'è anche l'epoca fascista. Okay? Poi invece di qua abbiamo la faccia del re, come tutte le monete. Anche adesso appunto in Inghilterra con Carlo III, quindi il re presente, e abbreviato, questa moneta è abbreviato, quindi Vittorio Emanuele III, quindi il penultimo re d'Italia e imperatore, ok? Perché era anche imperatore d'oltremare. Ok, quindi questa è una moneta molto bella, quindi dalle lira prima della guerra ne troviamo un'altra sempre di 2 lire, eccola qua. Queste qui sono le due lire, adesso se la vedete, 2 lira, adesso vediamo l'età, comunque questa è del dopoguerra, chiamata ape, perché è rappresentata un'ape, quindi si passa dal re, diciamo, dalla monarchia alla repubblica, quindi, e qua abbiamo il valore nominale, non è questa una moneta molto, aspetta, non voglio passare, molto ben conservata, quindi avrà un valore abbastanza scadente, ok? Però anche questo c'è un suo valore che può essere tra i
tra i 2 e 3 euro tranquillamente. È del 1957, dobbiamo stare attenti che a seconda dell'età abbiamo anche dei valori diversi. Questa è abbastanza comune, comunque non è anche, cioè inizia ad essere abbastanza particolare. Ed ha come simbolo un ramo d'olivo. Quindi le confrontiamo, comunque vedete, e qui già si può già capire la svalutazione. In 30 anni abbiamo lo stesso valore nominale, guardate come era molto più grossa la moneta del regno rispetto a quella della Repubblica. Quindi dopo 57, abbiamo detto 39, quindi dopo 20 anni la differenza, ok? Quindi le riprendiamo, queste monete, comunque monete rare, sono monete rare quelle che vi sto facendo vedere, non hanno un grandissimo valore, però sono già monete di una certa importanza. Poi ne vedremo delle altre, comunque niente, per oggi sono queste. Diciamo il nostro maialino, come si chiama il nostro maialino? Il nostro maialino Porky, ci ha regalato queste faremo poi, vedremo che cosa ci avrà dentro, ci accompagnerà. Quindi vi ringraziamo, i challenge vi salutano, mi raccomando iscrivetevi al canale e ciao al prossimo video.